Ciao ragazzi, oggi siamo qua all'avventura con la mia canna da pesca da spinning e andiamo a cercare qualche specie di pesce, si spera di pescare qualcosa, perché questa è la mia terza o quarta uscita in fiume, quindi la prima volta avevo sbagliato canna da pesca, la seconda volta me la sono fatta prestare e lì stavo per catturare, ma poi niente, tutto il giorno abbiamo fatto un sacco di chilometri per niente, non ho trovato niente. Oggi speriamo di fare qualcosa, dai. Oggi per pescare quindi ho una classic spin della Ultimate 2,40 e niente, molto comoda, molto leggera, ho un trecciato, non mi ricordo di quanto, comunque ve lo scrivo qua sotto, e un nylon e un fluorocarbon e un cucchiaino del 2. Ora proviamo a vedere cosa si può pescare. Il luogo è simpatico, carino, l'ho sempre visto dall'alto, dato che vado a lavoro faccio sempre quella strada lì, e vediamo un po'. Però siccome sono partito di casa abbastanza presto, dovrei fare anche colazione. Mi sono portato il tè, freddo ovviamente, non caldo, perché non c'ho voglia del caldo, un po' di ringo e niente, questa sarà la mia colazione di stamattina. Ora andremo a vedere uno spot per fare 2-3 lanci e poi andremo a fare colazione. Colazione, colazione, colazione. Ok, non so se dal video rende, ma ce n'è una qua sotto. Cioè, due. E nessuno sta abboccando. Che vita triste. Quando avete intenzione di andare a pesca, portatevi sempre un paio di bottigliette d'acqua o una da 1,5 litri o magari una borraccia, eccetera. Così per rimanere sempre idratati in caso dovesse succedere qualcosa. Comunque vi faccio vedere più o meno l'attrezzatura che dovreste avere. Ok, ora brevemente vi mostro che cosa bisogna avere per andare a pesca. Innanzitutto la canna da pesca, mulinello, eccetera. Poi innanzitutto si porta il fluorocarbon, se nel caso perdete il terminale potete rifarlo tranquillamente. Occhiali polarizzati per vedere se ci sono specchi, se ci sono pesci negli specchi d'acqua. Poi artificiali, ondulanti, gomme, ondulanti e tante altre cose, quelle da fondo eccetera non le userò molto in questo periodo. Poi ci sono le pinzette per slamare i pesci se siete fortunati, io in questo caso sono sfigatissimo, quindi questa è l'attrezzatura che bisogna avere per andare con la canna da pesca. Poi abbigliamento, se avete intenzione di fare delle camminate lungo lago, lungo il fiume, quindi non entrare nello specchio d'acqua, una scarpa tranquillamente waterproof o in Gore-Tex potrebbe andar bene tranquillamente. Invece per quanto riguarda l'abbigliamento vero e proprio, se non avete intenzione di entrare negli specchi d'acqua, comunque non bagnarvi, un pantalone in tuta potrebbe andar bene tranquillamente, e in caso se doveste camminare tra i rovi e ortiche eccetera siete protetti e state tutti belli tranquilli. Il di sopra, una magliettina tranquillamente come ho fatto io, una felpa perché stamattina faceva un po' di freschina, adesso si sta alzando un po' il sole, inizia a fare caldo, la tolgo e niente, invece in caso contrario se volete entrare dentro l'acqua eccetera eccetera portatevi comunque degli scarponi oppure direttamente il completo da pesca.
quindi così almeno siete idrorepellenti, entrate in acqua senza problemi e vi potete anche immergere fino a metà del corpo. Oggi non è il caso. Comunque io all'inizio del video ho detto che dovevo mangiare, invece non ho mai mangiato, cioè non mi sono messo a mangiare i Ringo, anche perché comunque ero un po' in situazioni impervie, quindi non ho mangiato. Adesso ho bevuto un attimino, mi sgranchisco un po' le gambe adesso e poi mi dirigerò verso la zona macchina per poi andare a cercare qualche altro posticino carino dove poter lanciare qualche volta. Poi devo tornare a casa perché poi devo pranzare, non ho il pranzo qua. Ok, eccoci qua dopo 3 orette da quando sono tornato, ho pranzato, mi sono fatto la doccia e adesso faccio un piccolo recap per quanto riguarda la mattinata passata lungo il fiume Brembo. Diciamo che quindi non ho fatto nessuna pescata, ci sono solo state degli avvistamenti importanti delle trote, ma nessuna ha boccato. Poi c'è stato un momento in cui l'acqua si è sporcata un po' di più, quindi avevo il terrore che avessero aperto sulla diga e magari buttavano un sacco di acqua, quindi me ne sono andato via un po' prima. Comunque, però non è stata vana come giornata perché sono tornato a casa e ho portato 2 begli esemplari di pesci. Ok, i pesci sono qua dentro e adesso se riesco con il retino ve li faccio vedere. Sono 2 scazzoni. In una pozzanghera, perché gli scazzoni amano stare nelle zone palustri e nelle zone molto fangose del lago o del fiume. Può raggiungere 15-20 cm di lunghezza, non di più, e come per l'appunto vi ho detto, ama stare in luoghi palustri. Qua invece i girini sono cresciuti, sono diventati ranette, come potete vedere. Adesso alcuni sono là sotto, alcuni sono lì, come vedete, già ranocchi. 1, 2, 3, poi altri sono sotto, alcuni non sono del tutto formati, altri sono ancora girini e niente, qua procede tutto bene. Ora prendiamo il retino e vi faccio vedere questi scazzoni. Ok, dopo mezz'ora ho dovuto togliere tutto perché finalmente lo posso far vedere. Ok, non posso tirarlo fuori dall'acqua, sennò muore. Praticamente quello è lo scazzone. Pesce comunque da fondo. Ma che bella livrea che c'ha. È una bellissima livrea, tra l'altro. Faccio vedere un po' più vicino. E di questo ne ho 2. Ne ho uno qua e un altro là sotto in giro. Ok, l'altro è questo. Questo è l'altro scazzone. Molto importante quando andate a prendere dei pesci, non lo so, che si possono comunque prendere dalla natura eccetera eccetera per poterli allevare, mantenere eccetera, bisogna ricreare lo stesso habitat che aveva in natura in casa, nelle vasche eccetera, quindi bisogna creare dei nascondigli con tubi, questo dal cibo delle carpe, quindi bisogna metterli sul fondo e poi fermarli con un oggetto molto pesante in modo tale da avere tutti e 2 i barattoli sul fondo, in modo tale che loro si nascondano dentro. Poi mettiamo comunque un tetto tra virgolette, in modo tale da non portare animali strani, e poi mettiamo qualche pianta. Pianta, andremo a mettere un papiro, un mini papiro, lo mettiamo proprio al centro in modo tale che
A tra poco. Andiamo con l'inserimento. Si è visto? Lo faccio vedere meglio. Ok. Ok. Qui abbiamo trovato un coinquilino. L'ho ritrovato là dentro. Ok, questo è il mini pond aggiornato con un nuovo sistema di filtraggio, quindi pompa, filtro esterno più filtro tra virgolette esterno interno, cannolecchi, argilla espansa, materiale filtrante e l'acqua esce limpida. Ok, questa è la situazione. Sono aumentate un po' i medaca in quanto si sono riprodotti in queste settimane tra caldo e freddo, caldo e freddo. Ci sono alcuni avannotti lì piccolini, comunque sono tutti di diverso colore, cioè il platino un po' più chiaro, un po' più scuro, il grigio, il rosso, l'arancione, tutti diversi sono, alcuni puntinati e poi ovviamente c'è il big Mr. Cristiano 2.0 che con il nuovo cibo eccetera si sta sviluppando in una maniera clamorosa, è gigante. Non appena poi termineremo il laghetto da 1000 litri lo andremo a inserire là dentro, ma al momento con tutte le piogge, con tutto eccetera, non siamo riusciti a terminarlo in tempo, quindi mi sa che al termine delle mie vacanze estive lo metteremo insieme alle carpe koi. Come ben sapete in fiume c'è l'obbligo del rilascio delle trote, trote marmorate in questo caso, che si trovano nelle zone qua della Bergamasca, anche in valle, quindi marmorate, fario, tutte le altre tipi di trote bisogna rilasciarle, quindi appena pescate rilasciarle, ovvio se la catturate e purtroppo muore nell'uscire dal fiume, nel guadino, in quel caso potete, se non sbaglio, portarvela a casa tranquillamente, però comunque se è viva dovete rilasciarla immediatamente, non potete allevarla voi a casa. Però sul lungo fiume avevo visto dei movimenti strani, quindi bolle, movimenti eccetera eccetera, quindi mi sono avvicinato e ho detto magari sono dei girini. Invece sì, c'erano dei girini, ne ho presi due, magari non lo so, rana o rospo, non si sa. In quel caso anche io devo scoprire di che cosa, di che razza, di che specie sono quei girini e quelle ranette che ho qua dentro, perché l'ho prese in un rivolo d'acqua, in un canalino molto piccolo, e ora vediamo di che cosa si tratta. Nelle prossime settimane e mesi capiamo un po' la situazione, se sono rospi li rilascio dove li ho presi ovviamente, se invece sono ranette magari alcune le libero, alcune me le tengo e vediamo cosa fare. E stavamo parlando del rivolo d'acqua lungo la riva. Cosa ho visto? Ho visto dei piccoli avannotti. Gli avannotti potete prenderli perché non state deturpando niente, sono a milioni, migliaia di milioni di migliaia questi avannotti. Contate che in un metro quadrato ce ne saranno stati tipo 300-400, se non di più. Quindi diciamo che ho preso una quindicina di avannotti, non so di che specie sono, però al momento li sto tenendo in una vaschetta con un aeratore semi-ombra, tra il sole e l'ombra, quindi in modo tale da avere sempre una buona ossigenazione dell'acqua, e tra qualche giorno andremo a inserire le prime piante eccetera eccetera. Adesso non voglio stressarli più di tanto perché sono davvero piccoli, quindi li lascio un attimo qua dentro, ora ve li faccio vedere molto velocemente e poi entro in casa perché sto squagliando dal caldo. Ok, i girini di cui vi parlavo prima era uno e due, uno un po' più formato con le due zampine dietro e l'altro normale, solo con la codina. Gli avannotti sono tipo quello, uno, non se riesco a farvi vedere senza aeratore, vediamo. Ok, come potete vedere ce ne sono un po' qua e là, cioè si stanno spostando, alcuni sono davvero sottilissimi e non si vedono neanche, tipo quelli lì, quindi li terrò momentaneamente qua dentro con questo aereatore in modo tale da avere un'ossigenazione dell'acqua e poi andremo a vedere che cosa fare. Ovviamente se sono trote marmorate, fario eccetera eccetera, le andrò a liberare ovviamente quando diventeranno un po' più grandi, e se riusciranno a diventare grandi, nel caso opposto posso contattare magari qualche laghetto qua vicino e per la pesca sportiva eccetera magari le portiamo là dentro, vediamo un po'. Magari non sono neanche trote, magari sono degli scazzoni. Però
però erano tanti e quindi mi sa che erano troppe. Ok ragazzuoli, sono in casa, meno male c'è il condizionatore che ci salva la vita, perché fuori ci sono tipo 35-36 gradi. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, metti mi piace, commenta, iscriviti al canale perché voglio raggiungere i 500 iscritti. E niente, entra anche nel gruppo Telegram, entra nel canale WhatsApp che ti lascio qua sotto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima.